Gli abbracci, i saluti dalla scaletta, le dita che si intrecciano a formare cuori e poi gli sguardi di chi si è lasciato alle spalle l'inferno e le torture. Tutte istantanee dell'ultimo sbarco avvenuto nel porto di Marina di Carrara, dove alle 8 di mattina è attraccata la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, con a bordo 196 migranti recuperati in 4 differenti salvataggi al largo delle coste della Tunisia. Tra loro 11 donne, di cui 3 in stato interessante, e 60 minori, il più piccolo di pochi mesi, di cui 47 non accompagnati. Un numero elevatissimo che ha reso necessario la creazione di un nuovo CAS dopo quello di Piombino. Si parla, credo, più o meno di 45 minori non accompagnati, più un certo numero accompagnati. Anche loro saranno distribuiti, ma la maggior parte rimarranno da noi. Il prefetto Aprea ha disposto l'apertura di un centro straordinario qui su Massa. Ci sono anche, da quello che so, 2 ragazzine, non so bene quale età, che saranno ospitate invece su Carrara. Gli altri andranno qui in regione o comunque al massimo nelle regioni limitrofe, da quello che mi è stato detto sino adesso. Dopo le lunghe operazioni di controllo a bordo della nave da parte delle autorità italiane, lo sbarco ha preso il via alle 10.50 con i migranti accompagnati ai padiglioni di Carrara Fiere per le identificazioni e i controlli sanitari più approfonditi. Da lì poi verranno smistati in Toscana e nelle Marche.